Abbiamo presentato alla Camera di Commercio di Torino l'indagine che facciamo da oltre 25 anni sulla spesa delle famiglie torinesi. La spesa è aumentata fortunatamente nel 2021 di quasi il 4%, aumentano le spese non alimentari, quindi tutte le spese che riguardano i viaggi, la spesa nel tempo libero, ma anche nell'abitazione, nelle spese per la propria casa. Si consolidano le abitudini dei torinesi di utilizzare la rete, le tecnologie dove sono stati costretti a utilizzarle nel periodo di lockdown, e quindi un comportamento che si va modificando in modo strutturale. Purtroppo le famiglie che possono risparmiare, che sentono di poter risparmiare, calano al 25%, immaginate che erano il 28% nel 2020, ma erano ben il 40% dal 2016 al 2018. Questo è un elemento significativo di un calo della sensazione o della realtà di poter risparmiare qualche cosa alla fine del mese. E poi è importante l'effetto dell'inflazione che si sta vedendo arrivare, e quest'anno nel 2022 credo che lo vedremo pesantemente nella prossima indagine, nel prossimo anno, che influenza il rincaro dei prezzi e quindi influenzerà la crescita dell'obbligatoria spesa delle famiglie torinesi.